Ciao ragazzi, eccoci, bentornati, ben ritrovati. Vi piace Silvia, eh? Tu non eri mai venuta, vero? No, prima volta. Dove ti hanno pescato? Ma non diciamo che ti hanno pescato, No, aspetta. Ci conoscevi? no. No, sorpresa, effetto Surprise. sorpresa. Ma tu sapevi perché sei venuto a fare le interviste? Assolutamente no. Ma che perché cazzo non lo chiedete, porca troia! Vabbè. Magari io mi candido per un qualcosa e dico che insomma, è un film hard. E No, non lo ma infatti ho farei, mandato capito la voi? posizione alle mie amiche apposta Ah, per... fatto bene, fatto, perché magari lui ci scompare nel nulla, non siamo qua. Vabbè. Risposte tardive ai messaggi, come comportarsi? Cioè, come comportarsi ad una ragazza che risponde tardivamente ai messaggi? No, stavo pensando nel frattempo. Allora, hai l'abitudine tu, Silvia, di rispondere magari in una maniera, un po' dopo, un'ora, 2 ore, te lo riprendete il tuo tempo quando messaggi con qualcuno? Oppure no? Dipende. Allora, di solito io tendo a rispondere sempre a tutti in fretta perché mi piace avere la chat ordinata, alcune cose. Sì, no, sono anche sulle mail, non ho mai tipo mail che non ho mai letto. E quindi se ti rispondo dopo un po' è proprio perché non me ne frega niente. Però lo Ok. faccio con qualcuno, ammetto, mi prendo la Ok, colpa. motivi? Sicuramente la persona non mi interessa, però lì poi cerco appunto di Ma non ti allontanare. interessa la persona o l'atteggiamento di quella persona? L'atteggiamento, sicuramente, cioè, come ho già detto, a me non interessa tanto cioè, se un ragazzo è bello o brutto, non mi interessa, però è proprio il modo di porsi di una persona. A volte i ragazzi sono un po' insistenti. Cioè, non penso che tu ti fidanzi o fai sesso o baci un ragazzo che non ti piace esteticamente. Ti deve piacere esteticamente, però non è magari lo standard estetico, cioè non è proprio il tipico ragazzo bello. Ok, no, lo dico non per Sì. me, lo dico per loro perché sono tutti quanti segati e imbrattati di pisce di mucca, quindi lo so come siete voi. Però, come fa a dire che non mi piace? L'ho detto apposta per voi, avete sentito la risposta? Va bene, bene. Ok, come si comportano quelli a cui rispondi dopo anni luce? Allora, alcuni si arrendono e quindi non, basta, Ok. spariscono nel nulla. Altri invece, che sono quelli che odio di più, sono quelli che continuano a mandarti messaggi tipo e rispondi perché non rispondi, oppure ti mandano magari le reazioni alle storie. Tipo, ho un ragazzo che mi risponde ogni volta con la reazione, quella del 100, a tutte le storie che metto. Tutte. 100, 100. Come la ruota della fortuna prima Zanetti, no? Vi ricordate? E poi quando io vi dico, ragazzi, magari forse è giunto l'ora di migliorarsi, no? Magari no, vaffanculo, pezzo di merda, Steve, vaffanculo. Bravi, insultate, non ci piace, però capite che poi alla fine la ragione ce l'abbiamo noi, no? Adesso insulterete anche questo video, sì, però tu sei io, tu sì, io, tu sei io, tu sei e io sono. Sì, però è sempre come diciamo noi, le reaction fanno cagare, non è che se Instagram le mette dovete usarle per forza, no? Che poi non è tanto, cioè l'insistere fa schifo. Una volta magari può anche starci, poi dipende dalla filosofia, lo stile, del pensiero di ognuno di noi. Una volta posso anche riscrivere se non hai risposto, ma non posso agire con la stessa identica comunicazione con cui ho agito prima, perché se non hai risposto prima, perché devi rispondermi adesso? Appunto. Come ci si dovrebbe comportare quindi con una ragazza che risponde in maniera tardiva? Cioè, ti faccio un esempio, mi sto frequentando con una ragazza su WhatsApp, magari su Instagram, questa mi risponde dopo 1 o 2 ore. Qual è il giusto modus operandi? Allora, capire perché lo fa prima di tutto. Se lo Ottimo. fa con tutti, perché ci sono persone che magari rispondono anche all'amico dopo ore. È un conto. Se invece lo fa perché non c'è tanto interesse, bisogna cercare di far crescere questo interesse in qualche modo. Magari anche vedendosi dal vivo, non lo so, trovando un punto in comune. Cioè, se tu non mi rispondi ai messaggi, ti prenderesti la briga di prepararti a uscire con me? Dipende dove conosci questa persona, se per esempio è un compagno di corso o è, non lo so, frequenta la palestra, lì magari c'è modo di vedersi. Se però invece è una persona che vedi solo online, lì è già Ok, diverso. quindi dovresti però cioè, incontrare dal vivo, giocarti le tue carte dal vivo. Esatto, diventa più difficile lì. Ok, allora farglielo presente può funzionare. Io quando ti faccio le domande so già le risposte. Cioè, non voglio solamente sapere la tua, però so già le risposte. Può funzionare diciamo, farglielo notare? Tipo perché non rispondi a cose del genere? No, sempre comunicazione adeguata, cioè perché non Ok, rispondi da bisognosi, esatto. ma una roba tipo,
Minchia, adesso la copierete e incollerete tutti. E siete degli stronzi. E anche dei pezzi di stronzi, di merda. Allora, mi sa che sei settata sul fuso orario di Giove. Puntini, puntini. Faccina credere con le lacrime. Facciamo che ci si sente quando si riesce ad avere un botta e risposta. Punto esclamativo. Ecco, qua cambia la cosa, perché hai usato ironia. Quella cosa almeno a me piace, quindi poi dipende. Se magari si punta su far ridere la persona, lì la cosa cambia. Se invece uno scrive tipo, ma che fine hai fatto? Perché non rispondi queste cose qui? No, Quanto cazzo siete assolutamente. ghiotti di copiare, eh? Quanto cazzo siete ghiotti di copiare adesso incollare il messaggio, eh? Tanto non funziona, cioè, perché comunque non è che è un messaggio che fa la differenza, ma è una comunicazione, una serie di messaggi che fa la differenza. Io sono contento di questo, in maniera tale che possiamo comunque anche farvi comprare le cose, no? Perché non è che siamo qua. Adesso scriverete, questa cazzo che originale che è Giove, ah, rido, no, mi piace, bravi. Però poi dovete scrivere altri messaggi adeguati, no? Bene, allora, comunicazione, glielo faccio notare. Spesso sono molto più aggressivo io in realtà, cioè sono molto più cattivo, ma non che insulto, eccetera, cioè sono un po' più, utilizzo un po' più di cinismo, poi dipende anche dal mio mood perché sono abbastanza lunatico, però appunto può funzionare uno stile del genere. Lo scopo, dimmi se sei d'accordo, cioè lo scopo è comunque far avere una reazione alla ragazza di qualunque natura, cioè anche che sia negativa, se così vogliamo. Cioè, anche se inizia a discutere, è comunque è una reazione. Non è apatia. È una reazione che tu puoi gestirti, controllare e può chiaramente iniziare una discussione che poi puoi vincere se hai delle proprietà lessicali adeguate. Cosa ne pensi di questo? Assolutamente, attirare l'attenzione e uscire proprio dall'essere banali, quello è la cosa che fa la differenza. Non essere come tutti gli altri. Zero, Quanti sono stati così? Quanti ce ne sono stati? forse. Nonna. No, forse uno su non so quanti, però davvero, di solito sono quasi tutti banali e. Che cosa arriva alla ragazza quando un uomo si cioè, le dice, le fa notare la punzetta sotto questo punto di vista? Cioè, perché può funzionare? Perché fa capire che l'uomo è una persona che si sa mettere in gioco, sa uscire un po' dalla comfort zone, ecco. Non è il solito messaggio prefatto, cioè precompilato così. Si sa rispettare fondamentalmente. Ok, ragazzi, direi che può essere già abbastanza. Ok, buonanotte.